ben ben alzati eh? che te avevo detto ieri America abbandonata l'America ormai l'hanno abbandonata Italia poi te avevo detto faranno tipo Egitto una roba del genere invece sono andati subito dai peninsulari America Italia peninsulari ora è tornato in auge Invest Copp, Firenze ve la ricordate Invest Copp, no? Che stava comprando in Milan da come si chiamava quell'altro cinese lì? Yogurt lì come si chiamava quello di Milan yogurt lì yogurt lì come ci hanno dei nomi pronunciabili sì. Quindi ora c'è Invescop. Ora vedrete che qualcuno ti dirà: Te l'avevo detto io, avevo parlato di Invescop. Ha fatto tutti i nomi impossibile immaginare. Vedrai, ti dirà: Io te l'avevo detto. Ho parlato di Invescop in live, lo vedrai. Dopo averti, averti parlato degli italiani, degli americani. Senti, ti dire una cosa su Invescop Firenze quando fecero l'offerta yogurt lì per noi non saranno nemmeno loro quelli che comprano l'inter te lo dico subito lo sai sono per noi quelli che comprano l'inter allora all'epoca si parlò di un lo leggo anche il giornale va bene lo leggono tutti non lo posso leggere io gratis mi garba a leggere il giornale ora eh, va ricordato che all'epoca si parlò di un'offerta qui quando provarono a prendere il Milan eh, di un'offerta da parte di Invest Firenze composta per due terzi da equity capitale proprio, e per il resto da una differente forma di finanziamento, tra cui il financing bancario, con un gruppo di banche opposto da Goldman Sachs e JP Morgan quindi che sono un prestito. Questi per comprare i miei lascia perdere Mubadala. Mubadala detiene un 20 per di cento di questo fondo qua. Inoltre, recentemente, la stessa Invescop Firenze aveva fatto sapere la gazzetta dello sport per il mercato se sarebbero state disponibili gli ordini. No, oh, dissero 300 milioni subito per il mercato, poi non se ne fece di nulla. Successi ad aprile mi fanno notare. Eh, 2020 2022 ad aprile controllo ragazzi datemi un attimo mi devo svegliare alessandro mi fa notare che saluto su instagram aprile 2022 milan invest corp e poi red bed aprile 2023 inter invest corp e sarà inter Saudita se poi vai a leggere l'articolo tra di loro poi sono tutti amici eh tra di loro mi fanno notare, ragazzi. È tutto un dire, sono indiscrezioni da ambienti finanziari, si sono occupati della questione fino a dicembre, poi a dicembre hanno lasciato tutto secondo l'articolo e ora avrebbero ripreso in mano il dossier. Però non si capisce, dovrebbero spiegare perché dicono che ancora si dovrebbe ostituire un consorzio, cioè ma che senso ha? È tutto un essere. L'articolo, Silverscope. forse indiscrezioni, come ti ho detto, da ambienti finanziari, non si capisce perché. Ora poi non lo spiega perché devono ancora ostituire il consorzio. cioè, ma che, che cosa volete dire in quell'articolo? Non, non si capisce nulla. Andate a leggerlo, ditemi se sono duro di comprendonio io, o se quell'articolo dice tutto e nulla io sinceramente lo ritengo con tutto rispetto un articolo incommentabile perché andate a leggerlo non c'è né uno spunto non c'è nulla e si basi su secondo me un presupposto di sostenibilità l'ho letto due volte l'hanno letto anche i ragazzi andate a leggere l'articolo che hanno fatto su Invescope e ditemi cosa capite di quell'articolo lì poi anche è anche vero che se parliamo noi a una valenza, parlano loro diventa oro. Tranne qualcuno che ormai si è bruciato definitivamente. Ma di solito, se parla un tifoso su YouTube, non vale niente, se parla un giornalista, vale oro. Ripeto, tranne qualcuno che ormai si è bruciato definitivamente. Anzi, se vuoi sapere cosa accade, lui ti dice: Ah, sai benissimo che accadrà. B, vedrai. Ora si butterà anche su Investcorp. dopo la ordata italiana dove ci ha fatto due live, non bisogna dare la colpa a Pistocchi, eh? No, 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 no. In quella live là, sulla cordata italiana, viene detto più, più volte, a me risulta che ci siano, a me risulta facile dare la colpa a Pistocchi. Ti prendi le responsabilità a te di quello che dici. Si parla di fondi americani, poi dopo improbabili cordate italiane ora c'è il fondo del Bahrain cioè io, io ragazzi veramente wow. mettiamo da parte il Vescop Firenze oggi c'è una partita importante la Salernitana ha un allenatore secondo me bravo, quello che ti dicevano doveva venire all'Inter Paolo Sosa all'Inter non l'ho detto io, l'ha detto sempre il solito ma a parte quello Paolo Sosa è riuscito già a trasmettere le sue idee di calcio alla squadra. La Seretano è comunque una squadra che gioca bene a calcio, viene da un pareggio contro lo Spezia, sembra ripresentare la stessa formazione Paolo Sosa Parla un po' dell'Inter, di quando è stata all'Inter, delle palle native che sfrutta l'Inter, della fisicità che l'Inter secondo lui ha a centrocampo, bisogna stare attenti perché la Lazio gioca con la Juve, il Milan gioca con l'Empoli Ragazzi, quello a Salerno è un campaccio. La, la, la Salernitana io gli faccio i complimenti perché eh, qualche anno fa ero, ero lì sulla costiera, mi fermai a Salerno a vedere una partita, hanno un tifo eccezionale, hanno un tifo fantastico i tifosi della Salernitana È un campo molto, molto difficile, quindi bisogna stare attenti. C'è un ambiente focato, è un allenatore bravo e ci tiene tantissimo a fare bella figura. Perché <coughs> è molto bravo. Paolo Sosa è molto bravo a livello calcistico, a livello di tattica, a livello di idee, non è come il nostro. Quindi bisogna stare attenti. Perché anche un pareggio potrebbe non servirci a nulla. Quindi bisogna andare lì cercare di vincere. La Salernitana è fuori dalla zona caldissima della retrocessione, ma ha bisogno comunque ancora di, eh, di fare punti per essere tranquilla. Quindi, alle 6, guardiamoci questa partita. Eh... Ragazzi, io sono sincero, non vedo l'ora che finisca questa stagione, che, che dicano la verità di chi, di chi, di chi, sta, di chi ha preso l'Inter, eh, non no di chi no, no, dicono che la sta comprando, hanno ripreso il fascicolo in mano, a dicembre hanno abbandonato. Cioè, la comunicazione non c'è bisogno, ve la spieghi io Americani abbandonati, abbandonati, cordata italiana e Invescop, tutto nel giro di 48 ore ecco, eh? cordata italiana e ora c'è il fondo le Bahrein. a breve secondo me, alla fine però si sono avvicinati, America, Italia sono passati ai peninsulari vediamo se alla fine riescono a dire la verità, perché quel nome è impronunciabile, non lo possono fare non lo faranno fino all'ultimo quel nome lì. Ciao Inter, ci becchiamo più tardi ragazzi